scusi. Lei è un musicista, vero? E tu che ne sai? Chi te l'ha detto? Beh, veramente lo sanno tutti. Vediamo spesso dei musicisti salire a casa sua con gli strumenti. E a volte suonano così forte che la musica si sente anche qua giù. Già, hai ragione. Scusami. Dimmi, cosa mi volevi chiedere? Beh, non so se posso. Che c'è? Sei musicista anche tu? Ecco, io vorrei imparare a cantare. Ah, cantare? Mm-hmm. Bene. E mi chiedevo se lei... Sì, in effetti io do anche lezioni di canto, se vuole. E allora se vuole posso farle sentire la mia voce, anche qui, adesso, subito. Non c'è bisogno. Facciamo così, ci vediamo domani alle 6 a casa mia. Così facciamo una lezione di prova e vediamo tutto con calma. Ok. Allora domani. Grazie. Aspetta, non mi hai detto neanche come ti chiami. Io sono Mica. Tatiana. Ma lo chiamano tutti maestro? Mica. A domani, Tatiana. E grazie. Prego. Accomodati. Grazie. Beh, allora, veniamo a noi. È la prima volta che prendi lezioni di canto. C'è una canzone che ti piace particolarmente? O che ti piacerebbe cantare? Ma... non saprei. Quello che vuoi, eh? Però... però quando sono felice c'è una canzone che canto sempre. Va bene, poi. Sentiamo. Na sira io passai dalla padula anti silerano chiule cantar anti silerano chiule cantar a io le sentia cantare come paria te. Va bene così, si può lavorare. Allora posso tornare? Certo, domani alla stessa ora per te va bene. Va bene. Maestro. Mica. Mica. Maestro.
Luca. Guarda. Dove? Ma lì. Lì. Di fronte a te. Che c'è? Ma come? C'è una donna laggiù. Ma che stai dicendo? Sei pazza. Ma perché tu non vedi niente? Thank you.